Oggi parleremo di allenamento e cercheremo di sradicare alcune leggende metropolitane che stanno dietro l'allenamento fisico. Facciamo l'esempio della classica ragazza che va in palestra nell'intento di migliorare gli arti inferiori, magari con qualche problema dal punto di vista della ritenzione o delle gambe grosse. In generale queste persone vanno in palestra ed eseguono tantissimi esercizi per la parte inferiore del corpo e li eseguono per diverse volte durante l'arco della settimana. Questo tipo di approccio, ahimè, è sbagliato, perché in generale soggetti con queste problematiche tendono ad avere anche un'infiammazione a livello degli arti inferiori. Quindi gli esercizi esaustivi portano solo a peggioramenti. In questo caso vanno fatti meno esercizi, ma più di qualità. Il secondo esempio è la ragazza che vuole migliorare i glutei, ma che magari presenta un tratto lombare rettificato, quindi raddrizzato. In questo caso, eseguire tantissimi esercizi solo per i glutei, di nuovo non porterà a nessun tipo di risultato, ma bisognerà porre l'attenzione sulla causa del problema, che in questo caso qua è la curva lombare. E quindi primariamente andare a lavorare magari nel miglioramento della curva lombare per cercare poi di creare un'estetica migliore a livello dei glutei. Un ultimo esempio per i maschi, un ragazzo che vuole migliorare lo sviluppo dei pettorali, ma che magari presenta un atteggiamento cifotico e con le spalle anteriorizzate. In questo caso l'esagerato utilizzo degli esercizi per i pettorali non porterà a nessun tipo di risultato, perché finché io non riesco a lavorare col massimo allungamento dei pettorali non avrò neanche la massima contrazione. E quindi in questo caso la cosa migliore da fare è quella di andare a lavorare sulla postura del soggetto, sull'allungamento dei muscoli retratti, in generale in questo caso qua il piccolo pettorale è sempre coinvolto, e poi successivamente e solo successivamente lavorare con alcuni esercizi per i pettorali per sviluppare tale zona. Bene, se questo video ti è piaciuto, come sempre metti mi piace e condividilo con le persone che reputi che possano trarre beneficio da questo video. Alla prossima, ciao!